Allora, l'avvocato Maria Rita Giommoni, che risponde alle vostre domande praticamente, oggi affronta un tema a lei caro, perché lei per esempio ha un'auto di epoca, di non epoca, non diciamolo, cioè, che è meglio, che nel caso che fosse incidentata e lei avesse ragione, il danno sarebbe superiore al valore dell'auto, no? Sì. Quante volte capita in campagna a Stomini? C'è un 128 nuovo. Giusto, è vero o no? Lei ha una cacata di auto tipo questa Diane, no, così si faceva per fare un esempio. Sì, per carità. L'avvocato Giommoni spiega come ci si comporta in certi casi. Speriamo di non buttarle via. Lo dirà lei. Ciao. Ringrazio l'avvocato Maria Rita Giommoni che ancora una volta si è resa disponibile per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori, dei nostri spettatori. Nella fattispecie ci scrive Corrado dalla Val Tiberina, che ha avuto purtroppo un incidente con la sua mini-mini, ma non le mini moderne, le vecchie mini di una volta. E allora, siccome lui è affezionatissimo a questa macchina, ha detto: la macchina è andata distrutta, io avevo ragione, ciò nonostante l'assicurazione mi liquida una cifra con la quale io la mia macchina né ce la riparo e né ce la ricompro. Come posso fare? Perché io sono affezionato a questa macchina. Allora, il caso che ci sotto esame questa volta riguarda la riparazione anteconomica. Dunque, quando una riparazione anteconomica? Quando il valore di mercato del bene incidentato è, diciamo, inferiore ai costi per la messa in pristino del veicolo. In questi casi le assicurazioni normalmente corrispondono l'importo equivalente alla differenza tra il valore di mercato del bene, quindi come se il bene fosse in perfetto stato, e il valore a relitto dello stesso, salvo poi ovviamente rimborsare dietro presentazione di documentazione i costi di un eventuale noleggio dell'autovettura, oppure il riconoscimento e il risarcimento del fermo tecnico, cioè i giorni necessari, i giorni lavorativi necessari per l'effettuazione della riparazione. Quindi la differenza tra il valore di mercato del bene e il valore a relitto. Questo perché? Perché il risarcimento, la tutela risarcitoria vuole ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ante sinistro, cioè come se l'evento non si fosse verificato. Ci vale a dire, tanto per far capire a Corrado, se Corrado per ripristinare questa macchina che gli aveva regalato la sua mamma, perché lui vuole quella, e mette 18 pezzi nuovi, la macchina acquista valore perché i pezzi erano vecchi, ho ben capito. Certo, anche perché il risarcimento non deve essere, cioè l'obiettivo è quello di riportare la situazione anteriore al sinistro, ma non deve essere, dice l'ordinamento, un'occasione di arricchimento. Il che vuol dire che nei casi appunto di riparazione anteconomica potremmo far riparare il nostro veicolo e chiedere una liquidazione del danno pari alle fatture, alla somma delle fatture che sono state necessarie per la riparazione del veicolo, però tenuto conto comunque della vetustà del veicolo o di quant'altro, è molto probabile che il giudice sulla liquidazione determinata dalla somma di queste fatture effettui comunque una riduzione in percentuale agli elementi. Quindi Corrado, mettiti l'animo in pace, qualcosa di tasca tua lo devi tirare fuori. Sì. Grazie avvocato, buon lavoro.